Allora, come va? Bubbona male, parecchio, parecchio male. Iniziamo alla grande. Come vedete, oggi siamo sempre sulla piattaforma Skype, siamo diventati tre perché all'improvviso, last second, c'è il bombolaio qui accanto a me. E sulla piattaforma Skype probabilmente questa volta non sarebbe nemmeno giusto che ci si fosse noi, ma la squadra del Siena, perché hanno fatto un po' Skype questa volta. Io senti, professor Marcicci, farei in questa maniera, romperei un po' di schemi questa volta. Allora, inizierei io a fare, diciamo, una pagella minimalista, poi ti cedo la palla, bene? Vai te e poi sono io, va bene? Va bene, va Bombolaio, va bene. bene? Bellissimo. Allora, voto cumulativo. 3 alla squadra, allo staff, tutto. Lascio fuori Carboni e lascio fuori la vista. 3 perché? Perché abbiamo perso 4-0 con il Pontegola in casa. Una squadra che ha come simbolo un conigliolo che salta sopra un ponte. Quindi già questo secondo me è squalificante. 4-0 con il Pontegola. Carboni lo lascio fuori e se ne parlerà ora. La vista 10, anzi 10 più come dice il professor Che Marcicci. è l'unico che davvero si è, che ha combattuto un leone, l'uniche palle verso la porta avversaria sono partite dai suoi piedi. Ecco, allora io praticamente le pagelle le finisco qui, questa volta non ho più voglia di dire niente. Prego professore, illustraci com'è andato questo bel sabato pomeriggio. È stata una delusione grossa aver perso con il Pontegola, cioè squadra tutto cuoio, che avevano 5 tifosi 5 con una bandiera. Aver perso contro un paese di 1400 abitanti, che una società sportiva che non ha nemmeno un campo dove giocare, tant'è che giocano a Pontedera. Cioè, vuoi mettere la storia del Siena o la storia del Pontegola? Ragazzi, ma si scherza o si fa davvero? Prende 4 gol da questi raccattati? Ma dove siamo? Allora, come vedete, sono delle pagelle totalmente antinatalizie, quindi sono delle pagelle, insomma, anche un pochino birbe questa volta. A proposito, Bombolaio, ma il Natale, come lo passi questo Natale dopo questo 4-0? Bene da una parte e male dall'altra, Certo, bene in famiglia, no? Chiaramente. certamente. Male perché è una presa in giro, è una presa in giro perché non ci si aspettava nessuno di questo 4-0. Allora, dopo queste pagelle minimaliste, ora passo piano piano a illustrare qualche voce singola. Carboni, canna l'impostazione tattica iniziale, perché a volte siamo addirittura a 70 metri di squadra, e gli uomini in avanti. Tenta di correggersi in corsa, ma l'espulsione di Masullo vanifica ogni cambiamento. Ci chiediamo quanto sia, tra virgolette, apprezzato da una parte della squadra, quella cioè fatta dai senatori e dalla scuderia di Materazzi. Da approfondire assolutamente le sue parole del dopopartita, voto 5. Ecco professore, ma queste parole del dopopartita di Materazzi, quando dice che non tutta la squadra sarebbe, come dire, unita, no, verso l'obiettivo, come la Lui interpreti? ha detto, chi crede nel progetto e mi viene dietro bene, chi non mi crede può anche tornare a casa. Vuol dire che dentro il gruppo, cioè, dalle parole, potrebbe non interpretare che qualcuno gli rema contro. Potrebbe venire un'interpretazione. Io non saprei cosa dire. Se uno dice in questo modo, un allenatore vuol dire che si è accorto che qualcosa dentro il gruppo non funziona. Certo, Bombolaio, ma e te invece, scusami, credi in questo progetto? Poco, poco ci vedo, poco. Quando un presidente ti viene a dire che si vuole andare in Serie B, così in Serie B non ci si va. Parleremo. Niente. Exan Abdul Aziz, ti Mitico. ricordi quel milionario sotto processo della scorsa settimana per stupro Sì. che diceva di aver penetrato la pulzella per sbaglio Quello è inciampando? che cade sulla pulzella. Bravo, bene, è stato assolto. Oh, giustizia è fatta. Come è stata fatta, fra l'altro, in questa città per tanti personaggi illustri tipo Beppe Beppe. Quindi probabilmente i giudici erano gli stessi, voto 8. Quindi, Bombolaio, sappi che se te caschi e a un certo punto penetri una pulzella, va bene, ti è mai capitato? Nemmeno con una bombola? Niente. Quindi, Massi, noi possiamo farla questa cosa, eh? Lo faremo, vai! Certo!